signori, ecco voi Anna Dello Russo, guardate! Lavoro nella moda da tantissimi anni, 25 per l'appunto, ma amo definirmi fashion victim. La moda è la mia grande passione, ma ce n'è anche un'altra, X Factor. Perché? Perché moda e musica sono due grandi muse a cui portare i miei omaggi. E X Factor quest'anno l'ho trovato rinnovato, meno look estremi, a favore di una presenza scenica più spontanea, più intrigante, perché il look non è solo un bel vestito, ma è anche come saperlo mettere. Iniziamo a parlare del look dei quattro giudici, anzi partirei dal primo, dal presentatore Facchinetti, impeccabile, moderno, intrigante. Arriviamo ai quattro giudici, scelta molto intelligente, Anna Tatangelo, adoro, spumeggiante, una meringa, perfetta in bianco, Lady Tata, Lady Gaga, Elio, col look di Morgan, trovata geniale, lui sempre puntuale, tagliente, un coltello affilato. Enrico Ruggeri, classe, talento, intelligenza tutta italiana. Mara Maionchi, smart, ironica, ma dal look contraddetto dalla forte rottura di accessori, orecchini, occhiali, quel trucco eccessivo, perfetta. L'abito più bello? Quello di Manuela, animalier, leopardato, trend assoluto. Chimera, effetto Doppler, Borghi Bros. I gruppi, i miei preferiti, perché? Meno look, ma facce fresche, attitude e presenza scenica. Sofia, la più carina, look vincente, t-shirt, gonna e little cap. Dorina, mood rockettaro un po' troppo visto. Natalie, no look, no logo, ma che voce. Tra Davide e Stefano Ruggero, Davide. Look da teenager, fresco, nuovo Zac Efron. Nevruz, personalità tristoide, look da rivedere. Sto partendo per il mio fashion tour, un giro di sfilate che comincia a New York e finirà a Parigi e purtroppo non potrò essere con voi in studio. Da lontano seguirò le puntate di X Factor per tenermi aggiornata sull'evoluzione dei ragazzi e prometto, una volta che torno a Milano, verrò da voi in studio per commentare con voi i nuovi look, le nuove evoluzioni, le nuove trasformazioni. Ciao ciao! Anna, intrigante, fashion victim, coltello affilato, ti aspetto in studio. Ciao Anna, vado nel mio tour in giro per il mondo. Grazie. Allora.